Allora, io ho pensato con Barbara sì. Sì, la stessa cosa. E chi non è un'esperienza che si fa prima di tutto con una persona e poi c'è tutto il resto. Ci siamo fatte forza a vicenda, sì, cioè sì. Il pensiero di partire insieme era talmente entusiasmante che non ci siamo dovute convincere. Sì. Cioè ci siamo convinte a vicenda, diciamo, ecco. Nel nostro caso il fatto di essere amiche da così tanto tempo era una garanzia, per cui ci siamo mandate a quel paese, però abbiamo parlato di tutto, per cui la sera facevamo tipo il resoconto della giornata e ci dicevamo: guarda, non mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto quello, ma tutto in amicizia, per cui è chiaro che l'amicizia era comunque più forte rispetto all'esperienza. Anche la conoscenza, il fatto di conoscersi molto a fondo ti aiuta comunque a non toccare quelle corde che all'altra persona possono dare fastidio, oppure a fare un passo indietro e chiedere scusa se esatto. In un momento di stress esatto. Magari lo hai fatto. Complimento, rimprovero, ma inizio tutto, intanto non ci penso. Grazie, che non sei un'amica. Ma un complimento, lei è... Guarda, la prima cosa che mi viene, lei è una persona buona e vera. E questo per me vale più di qualsiasi altra cosa. Poi ha tanti talenti, tante virtù, senza dubbio. Tante virtù è bellissimo. No, è vero. Però è una persona buona, onesta, autentica, e questo viene prima di tutto. Non ti preoccupare. Non lo so. Non saprei quale scegliere. Esatto. Scegli i primi tre, facciamolo. È molto caparbia, quindi diciamo questo chiaramente ha un senso sia positivo che negativo. Allora, Barbara è, non voglio copiare quello che ha detto, ma è sicuramente una brava persona, una brava ragazza, molto intelligente, e simpaticissima. Ecco, cerca molto a volte di compiacere gli altri, che è una cosa bella, però poi diventa una cosa brutta, perché poi si concentra su quello che, sulla percezione che hanno gli altri di lei. Allora, sicuramente sto dicendo anni 90, anni 80, anni 90. Questo è un domandone che merita un attimino una riflessione, perché possiamo rispondere dopo? Ci consultiamo quale canzone potrebbe essere. Sembra un angelo caduto dal cielo, non lo so perché mi... Perché è caduto da faccia? Beh, allora, no, devo dire che io... Ho fatto il volo nella prima puntata. Hai fatto un volo? Eh sì. Scusa, quando abbiamo fatto quella cosa delle zattere? Delle canoe? Eh sì, lì ho fatto già il volo. Ah, vedi. Nella prima, sì. Quindi esatto. Ah, vedi. Non lo so, abbiamo cantato tanto. Tu hai ripescato Gerardina Trovato. Dovete sapere che non avendo il telefonino, non avendo musica, non avendo niente, a un certo punto ci siamo dette: come facciamo ad ascoltare musica? Cantiamo. Mi spiace tanto che abbiamo fatto sanguinare l'orecchio del camera, vedi tutto. Però mi rendo conto, abbiamo cantato tutto il tempo. Ci siamo prodotte da sole la musica, che ci mancava tanto. Sì, e quindi abbiamo cantato molto Gerardina Trovato, esatto, molti Queen. Basta, sì.